i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war. Immagina di essere braccato, sempre intercettato, non avere più nessuno di fidato, nella paura di essere arrestato per crimini che non hai commesso, accusato di stupro e spionaggio, ti vogliono il genuflesso, diritti umani quale oltraggio, per la verità ci vuole coraggio, la penna ferisce fin dal calamo, ma non parlare del Pentagono, documenti segretati sul tavolo, rischi di finire a Guantanamo, quante mani strette al diavolo. Quante bocche col bavaglio, non parlare meglio serraglio, possibilità messe al vaglio, musica e parole che mix, cerca informazioni su Wikileaks, nemici occulti, Winston Fisk, alla verità siamo pronti, la giustizia non ammette sconti, cadaveri e segreti vengono sepolti, e quanti morti per diventare presidenti, i segreti fanno paura quando vengono scoperti, una vita passata in una panic room, imperialisti americani, missili su Kabul, uccisioni collaterali, vite finite, kaboom, kaboom! Il tuo lavoro con zelo, cercando trasparenza e qualcosa di sincero, ma che ti vengano mosse accuse al veleno, e per questo non poter più guardare il cielo, svelare ogni messaggio criptico, colpisce il sistema limbico. Assange non è un uomo ma un simbolo, comunità comprende ogni singolo, libertà e democrazia dove finiscono, una penna come arma, negata la libertà di espressione, rispetto per ogni salma, governi gestiti col terrore, bloccano l'informazione perché il sapere è il vero potere, e loro lo vogliono detenere, liberi sì ma con le catene, nascosti in bella vista, cosa vuol dire essere attivista, scrittore trattato da terrorista, è più facile fare gossip su una rivista, vedendo come finisce un vero giornalista, giornalista, giornalista. Nothing more. Everybody here and everybody listening to this, all you can do is keep doing what you're doing. Never, ever shut up. Never be quiet. Raise your voices. Join the choir. Free Assange. Free Assange. Free Assange.